Guardate dove vi ho portati. Nella grotta. Posto pazzesco, ragazzi. Zona Baunei. Guardate che roba. Bellissimo, magico. Adesso capite perché vi dico che il mare va preservato, il mare va curato, il mare va rispettato. Come diceva anche Daniele, come si fa a lasciare la plastica, a lasciare i rifiuti, l'immondizia in mare, sapendo che arriva qui, sapendo che arriva in questi posti bellissimi che noi possiamo visitare. Adesso faccio ancora una bella nuotatina, arrivo fino alla moto d'acqua e riparto. È arrivato il momento di mollare le ancore e andare. E andare avanti. Sempre. Si vede? Mi sto abbronzando. Allora, in navigazione lungo le coste dell'Ogliastra ho abbandonato a malincuore il mio amico Daniele Facchino. Navigando mi è venuto in mente che quando ero a Coluccia, i ragazzi di Coluccia, Luciano Molino e Roberto Bucciolo, mi avevano consigliato di visitare questo oleificio, l'oleificio Pelau, che si trova lungo la costa dell'Ogliastra. Ho cercato di trovarla sul navigatore della moto d'acqua, ma non la trovo. Vado un po' in navigazione sottocosta, vado un po' a vista come i veri marinai, come faceva Cristoforo Colombo. Vi farò sapere. A dopo! Ho abbandonato la moto d'acqua e sono stato rapito da una macchina. Sono con Giulia, che non so dove mi porterà. Questo è pieno di centenari, Ghiaccio, Perdas, Lassai, tutti i territori di centenari. Ho puntato sul recupero degli scarti, qui l'economia è tutta circolare, le biomasse, il biocombustibile naturale, facciamo il pellet, quindi riscaldiamo sia le case che tutto l'oleificio e tutta l'agricosmesi dagli scarti. E poi tutta la vostra agricoltura è produzione integrata, conversione bio, ecosostenibile, poi l'ecoturismo. Ecosostenibile perché? Sì. Tutti gli scarti, la sansa diventa biogas. Le acque di vegetazione che vanno sottoterra, okay, diventano biogas, oppure dopo qualche anno può diventare concime, oppure cosmesi dagli scarti. Okay. E poi c'è il nocciolino, il combustibile naturale che rialimenta il frantoio stesso. La sostenibilità anche parte dal trattore. Il trattore è ecosostenibile, a basso impatto ambientale, non si disperde niente nell'ambiente. Riesce a atomizzare in quattro filari diversi. Perché sentire il rumore che fanno le ventole, poi capisci perché. Senti. Per... Adesso calchi la frizione, metti la marcia e metti la leva su avanti. Ragazzi, ho abbandonato la moto d'acqua e gli ho fottuto il trattore. Dopo il giro della Sardegna con la moto d'acqua, il giro della Sardegna in trattore.